cerca di sfruttare gli spazi laterali. Vuole la profondità. Alza la palla in profondità verso un compagno. La toglie dalla porta. Pallone in aria, grande parata su una palla insidiosa, altra chance. Allontana il pallone. Prova il filtrante. Verso il centro, va di testa, un shot alle spalle del portiere. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si riparte di nuovo in parità. Sono tornati in partita, Fabio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Cerca un compagno. Tocco preciso. Occasione. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. C'è la palla lunga in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a passare con un pallone profondo. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Avanza verso l'area. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Prova la giocata nello spazio. Cerca un compagno. Sulla fascia, è libero. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Cerca il passaggio profondo. Ottimo salvataggio! Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare.
squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Occasione per il contropiede, cerca spazio. Ha la possibilità, è tutto solo là davanti. C'è il tiro! E c'è il gol della SPAL! E adesso possono tornare a controllare il match. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Palla in avanti verso il compagno, prova a verticalizzare, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. Prova la bella parata! Ottimo disimpegno, fondamentale. Pallone lungo in verticale. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e... Colpisce! È un grande riflesso qui! Buon lancio. Occasione da rete! Finalizzazione decisamente infelice. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Prova il filtrante. Da lì può conclusione. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Prova la giocata nello spazio. Se ne va. Arriva nella tre quarti avversaria. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Libera tempestivamente. Prova a tirare. Il portiere si oppone. Lo Zenit San Pietroburgo ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Bella apertura. Bel tiro. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Vuole la profondità. Nelson scatta verso il pallone. Ci mette la testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare. Occhio alla conclusione. La sfera entra in porta. Lo Zenit di San Pietroburgo segna il gol del pari. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Nuovamente in parità, non mollano mai. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio.
Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Prova con la palla lunga. Pallone raggio. Ci prova! Palo! Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cerca un compagno. Attenzione, grande chance. La spalla. Riprende subito il possesso della sfera. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Prova la giocata nello spazio. Ci mette il piede e conquista il pallone. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ecco il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Vuole la profondità. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova il filtrante. Traversone, basso, occhio alla conclusione! E c'è! È dentro! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Lo Zenit di San Pietroburgo non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Sono io che ringrazio te, Fabio.